Siamo nel cortile di Palazzo Trinci in occasione dell'ottava edizione del Festival di Scienza e Filosofia a Foligno, dedicata all'avventura dell'uomo. Alle mie spalle l'area espositiva dell'Agenzia Spaziale Italiana che patrocina l'evento. Questo è un festival ricco di appuntamenti con ben 104 relatori e 115 convegni che si alterneranno fino a domenica. Grazie, buonasera a tutti, grazie di questa introduzione. Ero lì che sentivo e dico, ma devo veramente sentire chi viene a parlare adesso, perché deve dire qualcosa di interessante, poi sono io. Tutto esaurito per Paolo Nespoli, protagonista dell'incontro svoltosi all'Auditorium San Domenico sul tema spazio all'ingegno. L'astronauta dell'ESA ha ripercorso le tappe della sua carriera e in particolare della sua ultima missione, la missione vita dell'Agenzia Spaziale Italiana, che lo ha reso l'astronauta italiano più longevo, non solo per età, è andato nello spazio avendo compiuto 60 anni, ma con la maggiore permanenza al di là dell'atmosfera terrestre. La conferenza è stata aperta da Claudio Sollazzo, mission manager della missione, e dal direttore del laboratorio di scienze sperimentali, Pierluigi Mingarelli, ideatore del festival. Promossa e organizzata dal Laboratorio di Scienze Sperimentali del Comune di Foligno, con il patrocinio di diversi enti di ricerca, primo fra tutti l'Agenzia Spaziale Italiana, giorno per giorno vi racconteremo gli eventi principali del festival. Restate sintonizzati. Ilaria Marciano, RGS.